Allora, senta, la situazione com'è migliorata nella notte? Allora, con il decreto che ha visto la firma del Presidente Mattarella ieri sera, qual è la situazione che è cambiata? Attualmente abbiamo 70 milioni per la fascia 0-6 anni e 40 milioni per la fascia 7-16 anni. Io non voglio fare commenti, voglio dare solo dei dati. Gli alunni delle scuole sono 900.000. Pertanto, se dividiamo queste cifre, di cui appunto 70 milioni all'infanzia, che sono circa 520 mila, e i 40 milioni dai 7 ai 16 anni, che sono circa un 300 mila. Possiamo dire, siamo contenti di questo piccolo passo avanti, ma ancora sono briciole, perché in questa situazione emergenziale sicuramente non vanno a risolvere ed affrontare quelli che sono i problemi effettivi. E poi l'altro aspetto che è stato, ecco, che è emerso da Zetta è che per quanto riguarda la gestione dell'integrazione salariale, è la cassa integrazione in deroga, il decreto prevede lo sdoppiamento delle 9 settimane in due periodi, 5 settimane adesso a maggio e poi si riprende a settembre. Questa è un'altra considerazione. Le nostre scuole pagheranno, ed è giusto farlo, gli stipendi anche da maggio in poi. E noi che cosa diciamo davanti a questo dato? Che rinnoviamo l'appello che i vescovi italiani hanno fatto pochi giorni fa, lunedì, dove hanno lamentato che ci sono ancora discriminazioni culturali da superare, perché queste cifre, questo passo avanti che rinunciamo, ma comunque briciole, non danno dignità a una scuola che è inserita nel sistema pubblico integrato dal 2000 con la legge 62. Senta, voi avete fatto una stima, avete fatto una stima di quanto potesse essere, diciamo, la cifra che doveva corrispondere poi alla realtà? Cifra noi abbiamo fatto perché adesso non abbiamo indicato una cifra precisa, noi avevamo chiesto anche attenzioni e questo richiederemo anche nel comunicato stampa che uscirà stamattina, quella di avere attenzione anche per quanto riguarda i genitori per poter attuare la detraibilità delle rette di quest'anno, perché a noi ci sta a cuore la situazione delle famiglie a cui dobbiamo continuare a garantire questa libertà di scelta. Allora, io penso, e questa è una considerazione che può rispondere alla sua domanda, l'impianto della legge 62-2000, tenuto conto anche di questa situazione emergenziale, urge rivederlo, perché è una legge che non è stata adempiuta, è a metà, perché non si può fare una legge dello Stato dove viene riconosciuto questo servizio pubblico, ma non viene dato il giusto sostegno perché questo si possa attuare. Senta, l'Italia sotto questo punto di vista è indietro rispetto al resto d'Europa? È un fanalino di coda. Dopo c'è solo la Grecia. In Europa, in altri paesi, non esiste questa situazione. Faccio un esempio a caso. Ungheria. Una decina d'anni fa, decina d'anni fa, sono stata con tutti i rappresentanti del mondo delle scuole cattoliche a livello europeo e il ministro della pubblica istruzione ungherese ci disse questo alla nostra domanda che cosa facevano per le scuole libere, quasi un po' umiliata, dice noi per adesso riusciamo solo a pagare gli stipendi dei docenti. Si rende conto? Ecco, gli stipendi dei docenti per noi, dei docenti il personale è la spesa più importante che abbiamo. Ed è giusto riconoscere lo stipendio a chi passione educativa e con impegno porta avanti il suo lavoro. È un fatto di giustizia. Anche altre volte, io ho sottolineato, più di scuole amo parlare di persone. La scuola è abitata da alunni, genitori, docenti e personale. E solo i docenti delle nostre scuole sono circa 160.000.
Pertanto non sono piccoli numeri. L'altro dato importante che mi piace anche far riflettere su questo è che noi siamo il 23% delle scuole, che il 25% nel sistema scolastico d'istruzione. Pertanto non siamo una realtà piccola, è una realtà importante. E di conseguenza noi non chiediamo elemosine, non chiediamo favori, ma chiediamo che sia riconosciuto questo diritto delle famiglie che liberamente devono poter scegliere la scuola dove mandare i loro figli. E lo Stato deve sostenere questa libertà educativa. Va bene, la ringrazio molto. Grazie, grazie a lei. Buon lavoro, Buona giornata. salve, altrettanto. Arrivederci.